Ad oggi sono 1.183 i padovani che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza. Per lo più si tratta di persone che vivono sole, ma la cosa che balza agli occhi è che almeno un centinaio di questi casi sono uomini e donne che prima del reddito di cittadinanza erano completamente sconosciuti ai servizi sociali comunali. La Giunta di Padova ha così approvato un piano che prevede l'impiego delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in progetti di utilità collettiva. Le persone che beneficiano del reddito di cittadinanza andranno a svolgere collaborando con l'amministrazione per alcuni servizi che il Comune di Padova offre ai cittadini. Dicevo, sono 1.183, la maggior parte dei beneficiari costituisce un nucleo monoparentale, quindi è una persona che vive da sola, e moltissime sono le persone che non erano conosciute dai servizi sociali prima. Si tratta di progetti di volontariato che verranno individuati in collaborazione con enti del terzo settore. Dopo l'approvazione in giunta, il piano dei progetti di utilità collettiva passerà in consiglio comunale e presto diventerà realtà, consentendo ai padovani una prima opportunità per riavvicinarsi al mondo del lavoro attraverso il volontariato. Si tratta di attività che si affiancano a quelle che l'amministrazione o gli enti già svolgono, quindi non sostitutive, ma di collaborazione e di arricchimento dell'attività che si svolge già.